Benvenuti al Corvo Rosso. Alberto, voi siete una birreria storica, una volta era una Piola, che in Piemontese è un locale semplice, siamo in una zona popolare di Torino, e il vostro pub o birreria è veramente molto bello, molto, ha una bella atmosfera. Quali sono le vostre caratteristiche? Sì, come ha detto lei, questa era una Piola, è stata una delle prime birrerie nate in Torino. La caratteristica che abbiamo cercato di conservare nel locale è quella della caratteristica della vera birreria. Quindi non troverete televisori, partite o così via, ma è un locale dove la gente può venire, viene, per stare insieme, per magari conoscere altre persone. Io stesso, prima di essere gestore di questa birreria, ero un assiduo frequentatore e diciamo che una buona parte dei miei più cari amici li ho conosciuti proprio in questa birreria. Ecco, Alberto, tu facevi un mestiere completamente diverso, vogliamo ricordare quale? Sì, facevo l'elettricista. E la tua passione per la birra e per la ristorazione ti ha portato a cambiare radicalmente il modo di vita. Sì, diciamo sì, anche se la passione per la birra è sempre un'altra cosa. Però, no, però sì, diciamo che mi è capitata questa opportunità e l'ho presa al volo. A proposito di birra, e qui ce ne sono due, parliamo un pochettino anche del prodotto principe di questa birreria, appunto la birra. Sì, allora, beh, in questa birreria potrete trovare la serie della Polaner, che è una birra tedesca. Quindi dalla chiara normale, lager, alla doppio malto, alla rossa, e una birra particolare, una birra inglese che è la Bulldog, che è una birra che non si trova in tutti quanti i locali, che ha un gusto particolare proprio, è da assaggiare. Posso solo invitarvi ad assaggiarla perché non si può spiegare. Bene, allora l'assaggiamo, intanto facciamo un brindisi, mentre tu ci racconti cosa si mangia al Corvo Rosso. Salute. Al Corvo Rosso potete trovare tutti i tipici prodotti delle birrerie, quindi dai panini agli hamburger, alle patatine, se non le patatine più i tacos, tutte queste cose qua. E in più abbiamo aggiunto dei primi e dei secondi, diciamo se non siamo un ristorante, quindi tipicamente la birreria che può essere la pasta alla carbonara piuttosto che le salsicce spaccate, tutte cose molto semplici, molto veloci da birreria, proprio per conservare il gusto della birreria che ultimamente si sta un po' perdendo. Alberto, un piatto che ha particolarmente successo al Corvo Rosso. Le salsicce con le patatine. Questo è quello più richiesto. Il piatto che vorresti fare, che forse farai? Stavo pensando, pensavo forse all'albese, però non ne sono così sicuro. Veniteci a trovare, la buona birra non mancherà.